Per conoscere il mondo esterno bisogna prima partire da noi stessi. Ecco come noi ci rappresentiamo. Bianca è divertente ma sensibile, preferisce che la vita scorra senza fermarla. È una ragazza a cui piace fare sport, mettere in disordine la propria camera e dare fastidio a molte persone. Livio è un ragazzo con molta fantasia e ama leggere, ha molti difetti e altrettanti pregi. Alessandro è un ragazzo simpatico e molto creativo e a volte gentile, che ama mangiare il sushi e bere bevande fredde. Gabriele è un ragazzo a cui piace ridere, ma ancora di più far ridere la gente. Per questo si definisce un ragazzo simpatico e socievole. Francesco è un ragazzo protettivo, divertente e esprime quasi sempre la sua opinione. Giovanni è un bambino che ama ascoltare la musica, in particolare con il suo padrino Michele. Ama anche le macchine d'epoca. Alessia è una persona molto creativa e abbastanza timida. Isabella è una persona che ama stare con gli amici e le piacciono gli animali. Jasmine è una persona amichevole, a cui piace molto viaggiare e divertirsi. Isha è una ragazza agile, socievole e altruista, ma quando si arrabbia sono guai, ma sulla cosa che è più fiera è di essere un otaku. Paola è un ragazzo simpatico, scherzoso, intelligente e ama dormire. A Paolo A piace giocare a calcio e stare con gli amici. Maddalena è una bambina che ha sempre odiato crescere, è una persona creativa, a volte non sa cosa fare, ma le piace divertirsi. Ad Andrea piace disegnare creepypasta, leggere i manga e guardare le serie anime. Lorenzo è un ragazzino simpatico, preciso, ordinato ed è anche abbastanza sportivo. Anita è una bambina molto allegra e ottimista, sa sempre cosa vuole fare ed adora stare con gli amici e la famiglia. Livia è una bambina a cui piace leggere, stare con gli amici e con il suo cane. A Cosimo piace la musica, è un bambino intelligente e gli piacciono i colori, lui ama gli amici scherzosi. Simone è un ragazzo curioso, vivace ed intelligente, e gli piacciono molto i videogiochi. Clara ama mangiare, dormire, leggere, scherzare e divertirsi. Beatrice è una persona a cui piace parlare e scherzare, ed è una fan dei WGF. Marco è un ragazzo amichevole a cui piace giocare e disegnare. Gaia è una persona molto timida che ama l'arte. Tobia ama disegnare soprattutto gli anime. La nostra classe ormai è arrivata al termine del suo percorso di 5 anni. In questo lungo tempo vissuto insieme, il nostro gruppo è cresciuto molto, ha riflettuto e discusso tanto su innumerevoli temi che riguardano noi stessi e il mondo che ci sta intorno. Abbiamo imparato moltissimo gli uni dagli altri e dalle esperienze vissute insieme una considerazione ci è ormai chiara. Per conoscere il mondo intorno a noi dobbiamo partire da noi stessi. Così, intrecciando un'attività di arte con la composizione del testo descrittivo che affrontavamo in italiano, abbiamo costruito questi autoritratti a metà.